Governatore Fedriga, oggi è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Slovena Borut Pahor e dal Ministro degli Esteri Miro Cerar. Denominatore comune dei due incontri, la cooperazione transfrontaliera e la tutela delle minoranze. Sono queste le basi sulle quali costruire una nuova idea di Europa? Credo che Regione Friuli Venezia Giulia abbia come primo obiettivo nei rapporti internazionali proprio andare a far crescere le condivisioni di opportunità con i paesi limitrofi. Prima di tutto la Repubblica di Slovenia, dove non condividiamo soltanto un confine, ma anche una parte di storia, di culture, di tradizioni e di economia. Per questo ritengo che, per esempio, la parte turistica possa trovare uno sviluppo condiviso o come quella infrastrutturale. Non a caso il nostro impegno come regione è quello di valorizzare la minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia, così come per quanto riguarda la Repubblica Slovena andare a tutelare la minoranza italiana, perché attraverso questi rapporti di carattere culturale e storico possono accrescere le collaborazioni anche in prospettiva futura. Si è parlato molto di immigrazione, quali sono gli strumenti che verranno messi in campo? Entrambi, sia noi che il governo sloveno, abbiamo sottolineato che è necessario andare a fermare la rotta balcanica, sensibilizzando tutti quei paesi che sono confine dell'Unione Europea, andando ad aiutarli se richiedessero aiuto, ma anche dicendo con chiarezza che in Europa non si può entrare.